personalmente uso molto esercizi dove aggrego, non integro, ma aggrego concetti di questo tipo qua. Ma anche nell'esercizio più banale, ripeto, mi concentro molto, cerco almeno di concentrarmi molto sull'esercitazione, perché il tempo non è tantissimo e io credo che se dentro un lavoro, un esercizio, metto insieme almeno un paio di questi concetti qua, posso forse guadagnare tempo. Sicuramente non ne perdo, non so se lo guadagno, ma di perdere non ne perdo. Ad esempio, a livello di attivazione, allora, 4 bianche con la palla, forza, e 4 blu con la palla, avevamo detto di correre. Allora, costruiamo una fila qui all'altezza della linea dei tre punti e una fila blu di fronte all'altezza dei tre punti, guardando tutte anche voi con la palla. Ok, ci siamo? Di fronte guardandovi. Dovete guardare loro, voi dovete guardare loro. In fila indiana, possibilmente. Ok, dando sempre distanza. Esempio, allora, la loro spaziatura per l'esercizio. Questo è un concetto, è una stupidaggine, sia ben chiaro. Però nel momento in cui io voglio che il mio sistema d'attacco sia basato sugli spazi, io comincio già da adesso a far capire loro che se sono così attaccate non eseguiranno l'esercizio e non si mentalizzeranno sull'aspetto della spaziatura, dove la spaziatura non è necessariamente sono in angolo, sono in guardia, sono in post basso, eccetera. Questo è un esempio di spaziatura e loro naturalmente, senza che sia una colpa, sia ben chiaro, si sono messe subito attaccate, e le ragazze molto più dei ragazzi, che tendono invece ad avere spazio proprio fisiologicamente, perché hanno più fisicità e naturalmente hanno bisogno, lo sentono che devono esprimerla in qualche modo, loro molto meno, ed è normale, sia ben chiaro. Nome? Silvia e Nicole. Allora, Silvia e Nicole lavoreranno con un autopassaggio verso la loro destra, ok, in modo tale che la palla abbia un rimbalzo che permetta a Silvia e a Nicole di raccoglierla nel tempo corretto per quello che dovranno far dopo. E anche qui già è un concetto di tempo. Stiamo lavorando su un esercizio stupidissimo, ok? Benissimo, allora Silvia e Nicole lavoreranno di autopassaggio verso la loro destra, verranno frontalmente, si verranno a fronteggiare, ok? E Silvia avrà la precedenza su Nicole su quale dei due palloni scegliere per raccoglierlo e andare al canestro. Non so se è chiaro. È chiaro? No, allora, autopassaggio verso la loro destra, la vostra destra, benissimo, vai. Vi fronteggiate, ferme, torna indietro, dai, veloce, veloce, veloce. Autopassaggio e venite qui a fronteggiarvi, ok? Lavorando con i piedi. Ci siamo, dai, non vi ostacolo, ok, vi fronteggio, Silvia ha la precedenza, problema, l'autopassaggio, il pallone è già fermo, quindi è una questione di coordinazione e di forza. Ok? E anche questo è un concetto relativo a una coordinazione spazio-tempo di cui siamo carenti. Ok? Adesso loro è la prima volta che lo fanno, quindi è comprensibile e giustificato la difficoltà. Nel momento in cui si sono fronteggiate e la palla starà rimbalzando, facciamo finta che stia rimbalzando, Silvia abbiamo detto che ha la precedenza e quindi sceglie uno dei due palloni. Lei ha la precedenza, Nicole dovrà raccogliere l'altro pallone, ovviamente, e andare a canestro. Silvia punterà verso quel canestro, Nicole verso l'altro. È chiaro? Bene, qui, allora, già, disposizione della fila, problema di spaziatura. Autopassaggio, una cosa che chiediamo sempre, a prescindere poi dalla loro posizione fondamentale iniziale, ok?
La palla deve rimbalzare in modo tale che rimanga viva perché loro la possano raccogliere in tempo utile rispettando una precedenza. Non so se non è chiaro, fate così, basta che non addormentate. Ok? Va bene? Anche perché nell'ultimo, uno dei clinic che ho fatto, vi dico sinceramente, lo raccontavo prima a Marco, c'era uno era un allenatore, però non faccio il nome per rispetto, era in prima fila, come te in questo momento, con tutto il rispetto, col giornale aperto.